Buongiorno, buonasera e grazie ancora a tutti i presenti, ovviamente innanzitutto gli organizzatori, i padroni di casa, congiuntamente le istituzioni, ma soprattutto a voi tutti. Mentre ho tratto di metropolitana da Termini qui alla Nagnina, dove poi c'era da attendermi l'amico Mirko, mi è venuta alla mente una frase che ho letto qualche tempo fa e non ricordo nemmeno chi ne sia l'autore. E questo signore diceva: purtroppo la biologia non ha la filosofia che si merita. Ma non so se sia vero, però diciamo, proviamo a rovesciare la prospettiva. Siamo sicuri che la filosofia abbia la biologia che si merita? Io da biologo mi sento un po' responsabile di questo, e quindi quel piccolo contributo che posso tentare di dare oggi pomeriggio è un piccolo contributo da biologo a una riflessione che interessa largamente, cioè che dovrebbe interessare soprattutto i filosofi. Allora, la biologia che vi posso raccontare è questa. Ma non dobbiamo parlare di uomo soprattutto, non è forse la Homo sapiens il punto di riferimento al centro della nostra attenzione. Si raccolta però, io non ho mai studiato Homo sapiens, non sono un antropologo, non mi sono mai occupato di quello che si chiama origine dell'uomo, né di neuroscienza, niente di questo. La mia esperienza è da biologo naturalista, cioè un interessato alla diversità dei viventi, come nel sottotitolo del libro appena pubblicizzato, è la diversità dei viventi, perché non esiste solo l'uomo sulla faccia della terra e siamo tante specie e ciascuno con non solo la sua forma, le sue caratteristiche, il suo modo di vivere, l'ambiente in cui abita, ma anche in questa diversità ci sono forme in cui si realizzano più o meno pienamente quelle categorie che noi vorremmo utilizzare per descrivere la natura vivente, che magari di solito funzionano per la specie umana, ma non sempre, e tantomeno funzionano largamente per tutti i viventi. Allora, due nozioni importanti, due categorie, come dire, per le grandi scatole, la specie e l'individuo, e vorrei portare in questa mezz'ora poco più alcuni esempi, una panoramica di inquietudini, di situazioni che avranno importanza per riflettere poi sulla specie umana, sull'individuo umano, ma che tengono conto di declinazioni diverse che il naturalista incontra nel suo viaggio attraverso la diversità dei viventi. C'è da dire che per collocare l'uomo nella natura da naturalista non occorreva aspettare Charles Darwin, cioè non è stato Darwin a spostare l'uomo da una posizione di privilegio della classificazione di viventi, metterlo semplicemente nella sua scatolina, nel suo gel dentro una famiglia, all'interno dei mammiferi, vicino alle scimmie e compagnia. Qui siamo nel 1555. Il libro da cui sono tratte queste due immagini è il libro dedicato agli uccelli, una storia della Nature des Oiseaux, l'autore Pierre Bellon, vuole raccontare appunto come sono fatti gli uccelli, come vivono, eccetera. Però ha bisogno di raccontarlo a persone che magari conoscono forse meglio l'uomo che non l'uccello. E stabilisce quindi un'equivalenza a livello delle cose più durature, no? Più durevoli, cioè gli scheletri, ma la fa osso per osso, con uno scrupolo degno dell'anatomia comparata moderna. E infatti indica con la stessa lettera d'alfabeto, l'una nell'altra immagine, quello che per lui è lo stesso osso. Ovviamente una ricostruzione basata sui rapporti di posizione relativa, sulla topologia di questi scheletri, e questo sempre ci azzecca. Allora, noi potremmo leggere quel confronto da destra a sinistra destra, cioè utilizza l'uccello per capire l'uomo. Potrebbe essere più proponibile la dissezione di un pollo piuttosto che la dissezione di un essere umano, o viceversa, se io conosco meglio magari in queste rappresentazioni di danze macabre lo scheletro dell'uomo, me ne servo come guida alla lettura di ciò che alla fine potete trovare anche sul fondo del piatto dopo aver mangiato il famoso pollo. Equivalenza quindi di fatto. In fondo però è un vecchio discorso. Trattare l'uomo da animale, è stato appena ricordato, la facevo con molta chiarezza e con molta sottigliezza il vecchio Aristotele.
È interessante vedere con certe pagine, per esempio, della storia degli animali, la storia di... Vabbè, vi parlerò dell'uomo, vi parlerò di tante specie, di pesci, di uccelli, di bestie a quattro zampe, eccetera. E conviene partire dall'uomo perché io forse, e voi che mi ascoltate, lo conoscete un po' meglio. Cioè, è un termine di paragone non dal punto di vista, come dire, ideale. Non è l'uomo come modello, è un modello didattico, punto di riferimento per capire, per comprendere, per avvicinarsi ad una conoscenza più raffinata. Ma adesso che sono passati 2002 anni da Aristotele, sono passati 500 anni da Bellon, eccetera, sono passati più di 250 anni da quando Linneo ha introdotto questo nome Homo sapiens, ormai continuo a ripetere. Cosa racconta la storia naturale? Allora, innanzitutto, in termini di specie, l'uomo viene collocato all'interno di un albero. Ma adesso che si sono studiati, anche con dati molecolari, non solo morfologici, i rapporti di parentela fra moltissime specie, certamente non tutte quelle conosciute, ma molte, molte, diventa praticamente impossibile questa grafica rappresentare un albero con la vecchia, bella geometria di una quercia nodosa o simili, e addirittura si ricorre a rappresentazioni di questo genere che solo con un po' di fatica e, come faremo fra pochi minuti, ingrandendo qualche dettaglio, riconosciamo essere un albero. In quell'albero, una delle tante etichette alla periferia di quel cerchio, viene indicato con un pollino, corrisponde a specie umana, e gli altri sono altri organismi, altri animali, piante, batteri, eccetera. C'è qualcosa di unico che caratterizza l'uomo all'interno di questo gigantesco e quasi graficamente intrattabile albero? Non prendiamoci in giro. Le altre bestie, non dico i batteri o le piante, ma neanche i gorilla e i scimpanzé sanno fare queste cose. Hanno una cultura, scrivono e leggono libri. Solo noi abbiamo creato queste costruzioni, un'architettura così diversificata nel tempo e nello spazio. E ci proiettiamo appunto anche al di fuori della superficie del nostro pianeta, oppure anche nel nostro quotidiano arrivano certe forme di raffinatezza nel gestire le cose. Il nostro cibo, per esempio, insomma, vivente. C'è qualcosa di unico, anche se qualcuno potrebbe dire sì, noi facciamo le dighe, ma pur con mezzi più semplici, senza tanti calcoli e senza l'utilizzo di cemento armato, lo fanno anche i trastori. No, insomma, giusto per dire, la natura è varia e non dobbiamo sentirci assolutamente diversi da tutti gli altri, però l'argomento lo siamo. Allora, arriva il 1758 e Bollino pubblica l'edizione Princeps, l'edizione Princeps sul sistema Nature, in cui per la prima volta usa per tutti gli animali che conosce, piante, eccetera, questi nomi, questi binomi, no? Genere specie, Homo sapiens, questi nomi fatti di due termini, e il genere Homo lo inquadra tranquillamente nella classe mammalie, mammiferi, nell'ordine di primate, se ancora oggi chiamiamo così, primati, le scimmie, a cui attribuisce alcuni generi, e fra questo Homo. Dice, ma dimmi, Linneo, quali sono i caratteri che distinguono l'uomo dagli altri animali? E lui dice, con sapienza, non si saltone, non siete Y, guardate allo specchio e saprai, non occorre che te lo dica. Vabbè, è un po' una scamotage. E comunque, l'uomo sta lì, dentro i mammiferi, dentro i primati con scimmie, eccetera. Passano 100 anni, esce dall'origine della specie. E noi, così convenzionalmente, diciamo, è lì che è successa la rivoluzione. E Darwin, con quel libro, scardina l'uomo dalla sua posizione privilegiata, e l'uomo diventa una specie fra le tante, uno dei tanti, tra virgolette, frutti dell'evoluzione. Sì. Per dover di cronaca, non è in quel libro, non è nell'Origine o Species che noi troviamo raccontate le cose che riguardano l'uomo. Darwin, diciamo, non ne parla. E parla di tanti animali, di tante piante, mescola informazioni dalle forme selvatiche, quelle domestiche, l'uomo è al margine, però prima o poi deve occuparsene. Ci sono, un po' le abitudini personali, le sue riflessioni, un po' le discussioni politiche che nascono uscire dall'origine della specie, e deve tornare sulla vinifera di questo argomento, l'ho scoperto, e pubblica un po' d'anni più tardi questo, due volumi in cui arriva a parlare appunto della
che dà la condizione di evoluzione dell'uomo, si rientra allargando un pochino sopra il discorso con una dimensione un po' particolare della selezione, che è quella della selezione sessuale, ma questo porterebbe fuori tema. L'importante è che l'uomo trovi il suo posto nella natura e pochissimi anni dopo l'uscita dell'Origine, cioè, no, 4 anni dopo, quello che verrà chiamato il stile di Darwin, Thomas Henry Huxley, fa delle conferenze in ambito accademico, delle altre conferenze agli operai di Liverpool, li raccoglie un libricino, lo pubblica, evidenza riguardo il posto dell'uomo nella natura, e questo viene tradotto quasi subito in lingua italiana. Questa è anche l'idea della cultura del sensibilità dell'epoca, non solo di studiosi ma anche degli editori, ed è quello il proprio di fatto che tiene intorno al posto dell'uomo. Huxley. E cosa ci racconta Huxley? Beh, tira fuori argomenti dall'anatomia comparata. Ovviamente il riferimento va anzitutto alle cosiddette scimmie antropomorfe, non a caso chiamate antropomorfe, appunto, e lì non sapeva quasi nulla di esse. Anatomia di alcune parti critiche, ovviamente il cervello, confrontato appunto con un scimpanzé, con un gorilla, e la mano, con questa classica relazione, diciamo, funzionale ma anche evolutiva, no? La mano aiuta a sviluppare l'azione compiuta con la mano, aiuta a sviluppare il cervello e viceversa. E poi i primi dati li abbiamo dai fossili. E questi resti sono i primi resti di Neanderthal, venuti alla luce appunto pochi anni prima che Huxley faccia le sue conferenze, ed ecco nel profilo a sinistra, insomma, posizione del profilo di un cranio umano con la volta cranica di questo primo resto neandertaliano dalla valle di Neanderthal. Allora, siamo arrivati al punto in cui si può costruire un albero come si faceva appunto nell'Ottocento, perciò un albero con le foglie non si vedono, immaginiamo sia un albero invernale, ma la struttura dei rami è quella, la topologia, il ramificarsi dell'albero, e c'è spazio per tutti gli animali, c'è spazio per le spugne, per i vermi, per i molluschi, per i uccelli, eccetera, c'è spazio ovviamente per l'uomo. Notate tuttavia che l'uomo, anche se è disegnato lì vicino in questa antropogenia, di Heckel, è disegnato vicino al gorilla, allo scimpanzé, occupa comunque la posizione sommitale. Noi siamo comunque i più grandi, i più belli. E i dati che raccoglie Heckel, pare che costruire questo suo disegno, non sono soltanto quelli dell'anatomia o quelli ancora pochissimi dei resti fossili, ma sono esattamente quelli dell'embriologia comparata. I disegni un po' idealizzati, molto discussi, comunque queste sono le tavole dell'antropogenia, in cui vediamo stadi molto precoci, ripeto, un po' idealizzati, e poi l'adulto di uomo e di tre altri diversi, ma non differenti. Questo è il tipo di considerazione. Allora, cioè, naturalisti, biologi hanno preso questa strada. Ciò che racconta la scienza della vita è questo tipo di riduzione dell'uomo a un ramoscello come tanti all'interno dell'albero della vita. Sì, ma sono passati circa 100 anni, da quando Thomas Henry Huxley faceva questa conferenza, e sulla scia di un evoluzionismo appena sbocciato con la pubblicazione dell'Origine, raccoglieva le prove di fatto sul posto dell'uomo nella natura, e da un suo nipotino, il buon June Huxley, ormai anziano, in una pagina che scrive in un annuale di antropologia, 1955, dice: gli animali, gli altri animali, nel senso popolare del termine, sono un bel gruppo naturale, riconoscibile nella natura dei viventi, sono diverse dalle piante, dei funghi, di compagnia, dei batteri, è entrato nell'uso chiamato di metazoi, cioè gli animali che sono al di là di prototipi pluricellulari per l'organizzare. E l'uomo è un metazoo? No, perché l'uomo ha fatto un saltino in là, e lo dobbiamo creare una sorta di regno a sé tutto per lui, e propongo, dice, di chiamarlo psicozoo. È chiaro che uno può usare le parole che vuole, però se ragioni in termini di evoluzione non può dire una sciocchezza di questo genere. Questo è un frutto della scalatura, della successione dei colpi naturali,
viventi ma anche non viventi, messo in scala di complessità, di nobiltà, di cuore. È un'azione pre-evoluzionistica. Se tu accetti una visione evoluzionistica non puoi prescindere dall'albero, con tutte le correlazioni, con tutte le specificazioni della casa. Ma qui vuol dire, quando io metto l'uomo fuori dall'albero, è come immaginare una partita di calcio, non so, Roma o Lazio se preferite, non voglio entrare nel particolare, il resto del mondo. Quindi non il derby locale, ma una squadra, la squadra del cuore, con il resto del mondo. È una bella sfida, noi capiamo bene che è proprio una bella sfida perché è contro una logica naturale del confronto. E questo è il nipotino di Einstein. Insomma, anche queste cose vengono fuori dal mondo della scienza, ma sono cose che la scienza nel suo complesso rifiuta e respinge e stigmatizza. Però insomma, allora oggi cosa diciamo? Sto minuto lo possiamo ritrovare finalmente. C'è da dire innanzitutto che quel campionario è fatto, cioè l'albero è fatto su un campionario di delle specie pochi anni fa erano disponibili, per le quali erano disponibili informazioni sull'intero genoma, cioè specie di cui era disponibile pochi anni fa l'intero genoma sequenziale. E quali sono? Sono soprattutto quelli di sviluppo, che hanno un genoma piccolo, più facile, più accessibile, costa meno studiare. Quindi buona parte di quella, alla periferia di buona parte di quel ceto ci sono batteri. La parte che vedete in rosa, eucarioti, è quella che ci riguarda, siamo dentro noi, tutti gli animali, cioè alcuni, pochi, a rappresentare tutti gli animali, ma anche le piante, ma anche le amebe e giù. Allora ingrandiamo con un pochino quella zona e vediamo che i nostri vicini sono, per quanto possibile, altri mammiferi, per pochi di cui si può parlare, poi si va rapidamente a altri vertebrati, si va alla drosofica, si va a vermi. Vabbè, siamo lì. Finito il discorso? La biologia non ha niente di meglio da dirci oggi. Se noi sfogliamo la letteratura recente, quella parte della letteratura che si occupa della filogenesi, cioè della ricostruzione delle parentele, dell'albero della vita, la genealogia insomma dei viventi, abbiamo articoli di questo tipo. L'uomo ha solo un vermine, come dire, fra i parenti più prossimi dei vertebrati ci sono i vermacci di quel tipo. Quindi se noi siamo dei vertebrati, anche noi abbiamo tra i nostri parenti vicini vermi fatti così. Oppure, vedete, questo vicino è stato tradotto anche in italiano, il pesce che è in voi, questa simile direzione italiana, il pesce dentro di te. Come dire, il nostro ramo evolutivo sta all'interno di una vicenda che ha avuto un grosso segmento, un lungo segmento, l'acqua, con organismi che noi globalmente chiameremo pesci, alcuni sono rimasti in acqua, più specializzati, tanti, altri sono passati in vita terrestre e ne è venuta fuori quella radiazione che ci stanno dentro le rane, ci stanno i serpenti, gli uccelli e i mammiferi. Ma ci sono ancora tracce evidenti, questo lo sapeva anche Eckert, per dire, di una storia passata da vertebrato acquatico. Una storia passata. Allora, sì, c'è stata, ma è una storia passata. Quindi non dobbiamo guardare solo all'indietro, dobbiamo guardare anche all'oggi. All'oggi intanto ci avviciniamo un pelino quando diciamo che i nostri parenti più prossimi sono quelli e un brillante biologo e scrittore che si chiama Jared Diamond, forse conoscete Agli acciaio e malattie, molto più bello di questo, ha scritto un libro sull'uomo che è il terzo scimpanzé, perché mentre fino a pochi anni fa si diceva sì, esiste in Africa una bestia che si chiama scimpanzé, non è sempre uguale, sono delle popolazioni oggi si riconoscono due specie diverse, lo scimpanzé in senso stretto del bonobo, e quindi l'uomo se prende stretto loro è il terzo scimpanzé, una bella etichetta quasi sempre, ovviamente sono diversi, basta guardare il cervello e magari anche quello che il cervello ci permette di fare. Questo mi permette di andare alla seconda parte del discorso. Vabbè, in termini di origini questa è storica. Ci sono tracce, come dire, morfologi molecolari, dei fossili, cioè ci dicono la storia di questa. Però non è tutto qui. Non è tutto qui. Proviamo andare un pochino più avanti. Non esistono, insomma, al di fuori del mito, della fantasia, creature ibride di questo tipo, perché la nostra specie ha i suoi confini.
anche se la sperimentazione più o meno simpatica, più o meno interessante, più o meno provocatoria, più o meno utile, a volte porta a, come dire, a inseguire le strade che ieri erano delle, dei centauri, delle sirene, eccetera. Ma ci sono comunque delle barriere. E qui è bello considerare come nel, chi in biologia si occupa proprio del problema della specie, passa rapidamente da una dimensione, come dire, internalista e esternalista. Cioè, da un lato c'è chi dice, per caratterizzare la specie guardo che cosa tiene insieme, quali sono le forme di coesione fra gli individui della stessa specie, come dialogano fra loro, per esempio con un cinguettio dello stesso tipo, con capacità di conoscersi, questo, o con i lampi di luce se sono lucciole, o con la parola se sono esseri umani. E altri invece dicono no, guardiamo il confine, cioè che cosa separa una specie dalle sue specie più vicine. Ed è quando chi si propone il problema di capire ma cosa ci insegna, per esempio, l'esistenza del muro del Bardotto. Noi abbiamo di qua, rispettivamente di là della staccionata, abbiamo da una parte il cavallo e dall'altra abbiamo l'asina. Però qualche volta fra un paletto e l'altro c'è qualcuno che scappa e trova un partner del stesso posto dell'altra specie. Sì, però è un tentativo, come dire, un esperimento che finisce dopo una generazione. Mulo è un ibrido, il Bardotto è un ibrido, reciprocamente con cavallo, asina, cavallo, ma sono sterili. Dopo la prima generazione finisce lì. C'è un, il dialogo non va avanti, sarà un dialogo molecolare, sarà problemi nei meccanismi della formazione di gameti. Lasciamo stare gli aspetti tecnici, c'è una variante. Allora, noi possiamo quindi insistere nel cercare di capire cosa succede al confine, ma se la specie ormai, se la specie ormai non ha più parenti stretti, questo però non si pone più. Insomma, la barriera che c'è fra noi e lo scimpanzé è così remota che non ci interessa. Ci interessa la vista storica, ma questa fisiologica, comportamentale, per fortuna non ci implica, ma invece è più interessante capire cosa c'è che ci lega, e lo sappiamo benissimo, sono le forme di comunicazione. Una comunicazione che il naturalista, magari anche il birdwatcher che va in campagna, eccetera, tiene in considerazione. Per riconoscere un uccelletto, a volte non occorre, la strada più migliore non è nemmeno aprire gli occhi e cercare di vedere col binocolo, ma è quello di ascoltarlo il canto e confrontarlo con un repertorio, un esperto ha nella sua memoria. Riconosco una specie dal canto, quindi da ciò che è una forma di espressione nel repertorio con cui l'uccelletto comunica con i suoi simili. E così questo vale per le rane che lacerano, in qualche modo per le cavallette. Addirittura nei manuali per il riconoscimento delle specie di cavallette, molto spesso viene allegato un CD con le registrazioni dei canti. Sono caratteri diagnostici importanti. Chiaro che la situazione nostra è più complicata, ma è anche molto interessante. Un periodo come la fine del Settecento che è meraviglioso per le premesse quasi, le inquietudini che porteranno di a poco alla nascita della biologia e che raccontano il mio bellissimo libro che sono uscita, che si attacca. In quel periodo il problema dei rapporti con l'uomo e gli altri viventi, un problema molto acuto, molto prima che venga fuori ancora nato Charles Darwin, è interessantissima la posizione di Herder che dice di Sprache, la lingua, il linguaggio di parlare, e questo è la firma della nostra specie. Però Herder non era un naturalista, era pensato a aspetti di cultura, di storia, di storia popolare, eccetera, eccetera, linguistica e compagnia. E lo studio della lingua nei suoi diverse declinazioni, linguistica, antropologia, tutte queste discipline sono rimaste di appannaggio delle cosiddette scienze umane. Ma stupido naturalista, tu che hai tanta attenzione, tanta cura per studiare i canti degli uccelli, i vocalizzi delle rane, i suoni prodotti per strofinio dalle cavallette, perché vuoi ignorare la comunicazione umana? Perché tu naturalista non ti vuoi occupare del linguaggio? Non sto dicendo negli aspetti neurofisiologici, non sto dicendo negli aspetti anatomici degli organi di formazione, non sto dicendo nell'identificazione dei geni che oggi supponiamo essere stati coinvolti
salto che ha portato, diciamo, ha liberato la possibilità del linguaggio. No, ma la storia naturale del linguaggio. Cioè, quel che è l'oggetto di osservazione, appunto, di sopra della lingua e soprattutto delle lingue, soprattutto della qualità delle lingue, delle caratteristiche, è storia naturale dell'uomo. Cioè, l'uomo non scende ipso, guarda in faccia, diceva Linneo. Se io mi guardo in faccia, e soprattutto oltre agli occhi uso figuretto, ciò che vedo di noi non è soltanto una struttura anatomica di un certo tipo, ma è anche un certo comportamento in cui il linguaggio e la comunicazione è fondamentale. Quindi dico, se noi recuperiamo questa dimensione della storia naturale, molti problemi, che sono retaggio anche di una tradizione la solita, il solito problema delle due culture, presunta in comunità, questi problemi si attengono di molto. Quindi non sto dicendo che noi dobbiamo ridurre tutto la storia naturale, ma vuol dire che il naturalista deve allargarsi a tenere conto anche di questo, perché se no non capisce l'uomo. Certo che se lo riduce a pezzi scheletrici o a dettagli morfologici o genetici, e non siamo altri di pezzo scimpanzé. Allora sono queste cose belline, no? Per cui, ecco, ovviamente, questi aspetti delle relazioni costruite e tenute in piedi attraverso la comunicazione sono caratterizzate, ma non sono esclusive. Sono cose che nel mondo animale sono state inventate molte volte, indipendentemente. Noi abbiamo imparato nulla dalle formiche, sì, oggi possiamo imparare qualcosina, ma il linguaggio l'abbiamo sviluppato indipendentemente da loro e loro indipendentemente da noi. Dico formiche per prendere un esempio molto diverso, molto lontano, dove non c'è, quindi, dubbio che siamo figli dello stesso parlante, per così dire. E questo tipo di situazione ci induce a chiedersi, ma queste cose che noi vediamo così caratteristiche della nostra specie, come quelle che dipendono dalla vita sociale, da che rampa di lancio sono venute su. Non c'è dubbio che, restando anche nell'ambito dei nostri parenti prossimi, insomma, nella famigliola dei scimpanzé, del genere, la socialità precede l'origine della specie umana. I scimpanzé sono gli altri due scimpanzé, gli scimpanzé sono sociali. E non c'è da pensare che l'uomo, primi forme antiche che noi avremmo potuto chiamare uomo giù di lì, fossero privi di socialità. La società l'hanno, se la sono portata dietro da una tradizione precedente, condivisa con la scimmia. La società precede la specie umana. E quindi tante riflessioni del passato sul diritto naturale e andrebbero riviste nella luce di questo, ma non in questi. Le lingue, però, vuol dire che pluralità e rischio di confusione. Sarebbe bello poterle, come dire, tenere in piedi, salvare, coltivare tutte, perché tutte appartengono alla nostra specie. Quindi non è, voglio considero mio tutto ciò che è umano a livello di specie. Noi dovremmo evitare di perdere queste risorse culturali che sono uniche nella nostra specie. E qui che io vedo soprattutto una straordinaria unicità biologica, naturale, storia della nostra specie. Questi pallini sono luci che corrispondono ad altrettante lingue censite, soprattutto in queste province remote, per esempio dell'Australia, della Nuova Guinea, eccetera, e sono lucette che purtroppo una a una si vanno spegnendo. C'è una situazione drammatica documentata da libri molto importanti, drammatici, sulla morte delle lingue. E una lingua non è semplicemente una forma di espressione delle stesse cose, perché ci sono cose, visioni del mondo, visioni del quotidiano, visioni anche al di là del quotidiano, che sono espresse solo da alcune lingue, sono state o sono, continuano a essere espresse solo da poche lingue. Parlo su una cosa molto obiettiva, i sistemi di numerazione. Ci sono lingue nelle quali è insito un sistema di numerazione che non è basato sulle mani, cioè sopra le 5 o le due mani, base 10, ma su basi che possono essere 6 tornando al capo o 13 contando sfulgenze varie del corpo, o lingue che hanno due sistemi di numerazione, uno per certi oggetti e un altro per altri oggetti. Ci sono lingue come la nostra che ha un maschile o femminile,
un plurale o singolare, ma come sapete sono lingue che hanno magari tre generi, hanno anche il neutro, che possono avere anche il duale, come cosa abbiamo studiato, ma il classico, il vecchio, non sono in greco, se sì, vero, ma nel greco antico era così, il duale, cioè un plurale a due, e ci sono anche plurali a tre, plurali a quattro, in alcune lingue. Questa cosa è storia naturale dell'uomo, dovrebbe essere insegnata nella scuola media, no? 5 ore sulle lingue, non la conoscenza di per tradurle, no, no, la storia naturale delle lingue parte dall'uomo. Vado avanti a minuti, mi sto rubando troppo tempo. Sugli stimoli che ho ricevuto soprattutto da Mirko, che è stato tramite, insomma, per darmi idee per portare qualcosa, oltre alla specie ho raccolto anche 2 o 3 riflessioni, 2 o 3 punti stimoli della storia naturale per riflettere sulla situazione di uomo. E qui la situazione è molto complicata. Negli ultimi anni c'è un bel dialogo a cui stanno partecipando i biologi e i filosofi della biologia. Allora, dico solo che ci sono nozioni di tipo diverso, non c'è tempo di entrare nel dettaglio, dico solo che definizioni di un tipo portano a riconoscere una certa articolazione dei viventi o di una specie, in individui, criteri differenti portano a risultati diversi e la sovrapposizione è estesa, ma non è certo totale. Bisogna accennare a 3 criteri studiati da una giovane e brillante filosofo della biologia, Thomas Bonnardet, che ha cercato di mettere in evidenza in maniera molto recenti criteri che ci permettono di circoscrivere un individuo biologico nella misura in cui riusciamo a riconoscere l'unicità, cioè ha delle caratteristiche che altri individui non hanno, delimitazione, come facciamo a separarlo, a vedere che è separato da altri individui, e cosa facciamo quando da fronte alla nostra dimensione del tempo, che forse dove comincia un problema ancora più filosofico, lasciamo conoscere altrui, ma dove finisce, quando finisce, ci sono delle cesure nette. Beh, alcuni esempi per mostrare le inquietudini che il biologo si trova davanti. Per esempio, identità. Uno può pensare a un'identità di tipo immunitaria. Quando ero ragazzo era l'epoca dei primi trapianti, degli esperimenti di Barna, esperimenti riusciti di Chris Barna sul trapianto di cuore, un po' come Vaskansky, che riuscì a sopravvivere per diversi anni. Molto interessante. C'è un problema da risolvere, perché c'è un'identità che secondo noi ha un'unità molecolare, per cui l'immunitario reagisce alla presenza del mondo interno di ciò che rappresenta un organismo differente, anche della sua stessa specie. Ma in biologia, che non sia solo umana, noi incontriamo le cose più disparate. Restiamo di vertebrati che hanno vertebrati, in linea di massima una immunità complessa come la nostra. Ci sono questi pesci abissali. E vedete, quasi tutta quell'immagine lì a destra è rappresentata da un pescione che è così, che è una femmina. Quelle 2 pendici in fondo, come indicato, che sono 2 maschi. Che se uno o due non preoccupati, passiamo a stare uno. Cosa succede? Sono pesci abissali, si incontrano con difficoltà, improbabili, a volte si incontrano, questo è per sempre. Per favore, restiamo insieme. Restare insieme per loro vuol dire fusione di tessuti, cioè realizzare un vero e proprio graft, innesto. Fusione, tanto che il maschio perde la bocca, ed è nutrito dalla circolazione del sangue dalla femmina, come fosse un feto che riceve nutrimento dalla madre. Ma i 2 non erano necessariamente parenti, non si può sapere nulla della storia pregressa, ma non c'è rigetto. È chiaro che non è una bestia facile da studiare, perché pesci abissali difficili da raccogliere e forse oggi impossibili da tenere in laboratorio, però c'è anche questo da far parte dei fenomeni della natura. Eppure sono individui, sì, no, ma sono ancora individui separati, ancora 2 individui quando sono fusi così, sono ancora nel caso 3, oppure sono un po' meno di 3 e un po' più di 1. Forse dobbiamo cambiare categoria. Allora dice, vogliamo i geni, siamo quel signore che ha inventato, diciamo, ha introdotto l'idea del fingerprint genetico, cioè sarà pure il DNA, diciamo, chi è, di chi è questo storiano. Beh, sì, ma sappiamo benissimo ormai
da diversi anni si racconta che siamo sistemi multigenomici, cioè ognuno di noi si porta dietro, dentro soprattutto, una grande quantità di batteri che sono fisiologicamente indispensabili nella vita normale, insegnate, e che però hanno un patrimonio genetico che è loro, ciascuno un batterio un tipo di un altro tipo. E che problemi quando fai quello di antibiotici troppo lunghi, che dopo costruire un lichene, quella crosta di là, licheni, come sappiamo, sono organismi che sono il prodotto di simbiosi piuttosto ben integrata, piuttosto ben sistema, non è un fungo. Una galla è il prodotto dell'azione di un insetto su una foglia, ma insomma, sono sistemi in cui i geni di chi entrano in gioco. O quando, e qui questo sfumo poi nella importantissima bioetica, in cui non ho l'autorità per entrare, ma vi permetto solo di ricordare che al momento della fecondazione, quando si mettono insieme in un unico nucleo i cromosomi portanti dallo spermatozoo con quelli presenti nell'uovo, adesso c'è l'identità genetica dello zigote, questo passerà a tutte le cellule che ne derivano, ma per parecchie divisioni cellulari, tutta quella vicenda che ha raccontato in buona parte di quella sequenza, questo genoma non viene espresso. E ciò che si trova nelle cellule sono soltanto molecole derivanti dal proprio genitore della madre. Quindi c'è potenzialmente un nuovo individuo genetico, ma fisiologicamente non c'è ancora. C'è una cavallassima, un sovrapporsi, diciamo, di condizioni di identità differenti. I geni poi non sono tutto, e abbiamo già sentito prima nella introduzione gli aspetti epigenetici, ma vi racconto di fatti grossolani di storia naturale, a volte addirittura il sesso di molti animali non è determinato da cromosomi, quindi non c'è la base genetica, ma anche in bestie vertebrati, insomma, allevatore per esempio, e l'individuo cresce come maschio o come femmina, a seconda della temperatura a cui è stato incubato l'uovo in una certa fase critica e sensibile. L'affollamento determina il comportamento di una cavalletta che sarà tranquilla e solitaria, oppure vagabonda, migratrice e gregaria. E l'affollamento che innesca delle relazioni morali. È la lunghezza del giorno, che determina, lunghezza del giorno in cui si sviluppa la bestia, che determina il fatto che quella farfalla sia della generazione primaverile chiara, oppure con le sue figlie, generazione estiva scura. Non sono differenze genetiche, non sono maschio e femmine, eccetera. No, sono aspetti, come dire, fenotipi, modi di manifestarsi, condizionati da fattori esterni. Delimitazione. Si è già parlato di gemelli autorevolmente, mi permetto solo di dire che in certi paesi i gemelli sono la regola. Nell'armadillo, per esempio, tutti i parti sono quadrigemellari, quattro gemelli identici. In certe vespine sono un migliaio di gemelli identici. E poi ci sono situazioni critiche. Ma guardate anche qui, quando i nostri aspetti, vuol dire, la nostra dimensione culturale ci permetta, ci porti a leggere diversamente quelli che biologicamente sono la stessa cosa. Abbiamo due situazioni drammatiche, ovviamente, giustamente, per noi una molto più drammatica perché riguarda la specie umana e l'altra forse più aneddotica da notizia da giornale o da blog. Com'è? Allora, però, come li descriviamo? Anche se anatomicamente sono molto simili, anche se da questa della storia embrionale i geni sono probabilmente simili, noi diciamo da un lato che sono due gemelli congiunti, perché no? Dall'altro diciamo c'è un vitello e due teste. E perché? Perché non sono due identità? Sono addirittura due teste, due cervelli separati. Tradizione. Quando una pianta di fragola manda un rametto che poi mette radici, poi da lì comincia a vedere questo in basso e verrà su, e poi quella specie di cordone umbilicale rosso si insecca. Quando si è disseccato, diciamo che sono due piante. Ma in quella situazione lì quanti sono? E da vista genetica non c'è distinzione. Ci sarà alla fine nel senso anatomico, ma quante, come? Per favore, forse conviene rinunciare in certi casi alla pretesa che la nozione di individuo si applichi a tutti i denti. Non funziona, semplicemente. E nel tempo, ecco, lo stesso Huxley che citavo prima, quello vecchio, insomma, no? Quello del posto della natura, aveva affrontato
presto che si studi questo problema. Ma farfalla, bruco, eccetera, sono due individui, sono lo stesso individuo, e insomma, da una definizione operativa che tutto sommato sembra andare bene. Individuo tutta una serie di stadi che partono dal nuovo e vanno avanti finché questo farà suo uomo a sua volta. Insomma, più o meno sembra funzionare. Nel caso della farfalla direi che non c'è motivo di inquietudine, però altre volte la situazione è ben diversa. Nel caso del riccio di mare o degli altri vermi che vedete qui, cosa succede? Dall'uovo viene fuori dalla rovetta, che è quella pistola gelatinosa dei pannelli nano. Dentro quella larva si dividono delle cellule che poi proliferano a un certo momento, e da questo gruppo di cellule viene fuori l'adulto, e tutto il resto viene buttato via. È un individuo o un individuo che cresce su un altro individuo. La situazione è praticamente drammatica nel caso dei neonatini, di alcuni neonatini, perché le cellule che formeranno l'adulto non sono tutte figlie di una stessa cellula fondatrice, ma ci sono sette gruppi, diversi gruppi separati di cellule che proliferano, confluiscono, si organizzano a formare il verme e buttano via il resto. Dov'è l'individuo? Qual è l'individuo? Non lo so. Finisco con un paio di così, suggerimenti e inquietudini. Il vecchio Goethe è anche un po' naturalista, forse uno potrebbe dire forse più naturalista che filosofo, siamo stati i riferimenti come poi era scritto. Ecco, naturalista mi conosceva parecchio, e di fronte alla foglia del 5 prese ispirazione, gli dice: non senti, caro amico, caro Andrò, che io sono come te, nel mio campo, nei miei leader, dovresti capire che io sono uno e doppio insieme. E in un passo dei suoi studi morfologici dice: un organismo, per quanto integrato, unitario sia, uso parole moderne, è in realtà sempre una molteplicità di organismi. Direte, Sandro Mieri, sei un po' schizofrenico per dire questo? Forse che sì, però non è tutto qui il discorso. Ecco, vabbè, siamo stati alla citazione diretta. Guardate un articolo uscito qualche settimana fa. Allora, ci sono questi vermi che si chiamano planarie. Sono oggetti, una questione dell'acqua dolce, su cui da tanto tempo si fanno esperimenti sulla rigenerazione. Se voi li tagliate, vedete, secondo quelle linee, ogni pezzo poi può ricrescere e viene fuori il vermetto intero. Vediamo il titolo, invece. Ma siamo sicuri che una planaria sia un individuo? Se vado un po' a fare questi esperimenti sulla rigenerazione, mi accorgo che non è detto che sia così. In realtà, la rigenerazione, cioè le parti nuove che vengono costruite e potranno completare ciascuno di quei tre frammenti, aggiungendo le parti mancanti o anteriori o posteriori, entrambe, prendono origine da cellule che, simile a quello che chiamiamo cellule staminali. Stem cell. Queste cellule ci sono nella planaria, sono distribuite sempre, sono un po' sparse in tutto il mondo. Non sono tutte uguali. Quindi quelle che finiranno a un certo momento a creare la zona proliferativa e quindi costruire parte di noi, possono essere più di un ceppo che di un altro. Può essere favorito un sottogruppo di cellule staminali di un altro, che poi si inseriranno, prenderanno possesso di mezzo verme e completato. Secondo questi signori, i vari ceppi di cellule staminali hanno un certo grado di individualità e quindi vedono il verme come un sistema, come questo contesto. Poi loro arrivano a dire che la planaria non ha inventato ancora la più lucidità empirica, e questa è la nostra sciocchezza, perché loro devono capire che sono molto più integrati. Quindi anche questi segni sperimentali spesso ignorano il genere. Ma non è questo il problema. Il problema è che ci sono tanti fatti che non quadrano con le nostre nozioni elementari di individualità. E allora il punto limite è quello che la tradizione filosofica, vediamo, personificato da questa vicenda, no? Io preferisco chiamarlo, secondo la norma che le parole greche si pronunciano dalla latina, qui Teseo, la nave di Teseo, ma si dice Teseo secondo il dizionario greco, sia accettabile. La nave di Teseo parte da un porto del Mediterraneo
una tempesta piglia, sbatte su una riva mezza disabitata, insomma ci serve abbastanza equipaggio, riparano un po' questa nave, però c'è un pezzimone, un po' fresciamo lì. Il fatto fosse un albero. Questa disgrazia si ripete più e volte, vicenda quasi più triste di quella del povero Ulisse sbattuto per anni da una parte dell'interno. Alla fine di queste vicende, a un certo momento, solo un po' di queste vicende, su questa nave non c'è più un pezzo di legno nel fasciame, negli alberi, non c'è più una parte fisica di quella che c'è all'inizio. La forma è la stessa, è stata ricostruita per un pezzo alla volta, ma nessun elemento fisico corrisponde ai pezzi di prima. È la stessa nave o no? O è una nave nuova? Vi lascio questa domanda come inquietudine che la biologia restituisce alla filosofia.